Dai, ciccio, dai su che ti rimbocco le coperte, dai. Allora, vieni qui. Povero il mio bambino, che sennò, poverino. Però guardami, guardami. Adesso ti metto un gioco che ti farà fare tanti bei sogni e ti farà dormire al volo. Ok. Il gioco ovviamente è per veri intenditori. Aspettate qui. Allora, eccolo. Gioco per intenditori. Chi ha voglia di dormire si prenda questo gioco. Salve ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Questa sera vedremo un pochettino Sniper 2 Ghost Warrior, un gioco che mi ha fatto comprare Giordino 93. Sinceramente sono stato molto colpito da questo titolo perché, come potete vedere dalla scatola, l'ho preso Limited Edition, per modo di dire si chiama Limited Edition. La cosa che mi ha stupito di questo C-Games, comunque sia la loro casa produttrice, è stato il fatto di aver implementato un motore grafico come il CryEngine 3, che sarebbe quello che utilizza Crysis 3. Quindi ho detto, perché non provarlo, perché non vederlo sto gioco? E io ho detto, lo prendiamo, costa 40 euro al lancio, ho detto, e si può fare, dai. Quindi vi farò vedere un pochettino il multiplayer, perché la storia è più o meno all'incirca così, sempre camperati, cercando di farsi scoprire, quindi in maniera stealth. E la stessa cosa vale per online. Ovviamente ci sono delle eccezioni che lasciamo perdere, e che ovviamente sono i punti negativi di questo gioco, che potrete vedere online, sperando ovviamente io di non trovare gente del genere, che io li chiamo i pistoleros. Ma vediamo un pochettino il gioco, mettiamoci in posizione e partiamo subito. Allora, vediamo subito nel menu multigiocatore che c'è parità veloce e parità privata. Molto velocemente, parità veloce sono le parità online, classiche, parità privata è quella che fate voi. Le filologico ovviamente molto semplice, le classifiche, anzi, classifiche volevo vedere un attimo il punteggio, come sono messo io, perché un tempo lontano ero primo mondiale. Allora, vediamo un attimo il mio punteggio. Sono finito 34esimo. Vedete un po' voi. E ho fatto solo 65 round. Vedete il 33esimo che fa di 133. Comunque sia, andiamo su. Parità veloce. Adesso spiegatemi voi la differenza che c'è tra deathmatch, deathmatch e deathmatch a squadre. Che differenza c'è? Non lo so neanche io, sinceramente. Io provo deathmatch. No, facciamo deathmatch a squadre. Queste sono le tre mappe online che possiamo giocare. Rendetevi conto di quanto si siano sforzati gli sviluppatori per creare una vasta gamma di mappe. Tre. Ma vaffanculo. Andiamo al centro di Sarajevo, perché è l'unica delle mie mappe preferite. Due giocatori. Dai. Non mi dite proprio che questo gioco sta fallendo. Ovviamente la connessione tua è stata interrotta. Grazie. Andiamo di nuovo. Deathmatch a squadre, centro di Sarajevo, sperando di trovare una partita. Non vuole trovarmi una partita. Ma vabbè. Dai, sono host io. Ci manca solo che mi butta fuori da solo. A questo punto. Due, dai. Raga, tre grandi. Quattro, bravi. Avete capito, bravissimi. Anche se non so come faccia il gioco a farmi gestire un server. Io che sono italiano ho una connessione di merda. Ma vabbè. Se mi fa giocare, buon per lui. Dai, ma ce la fate entrare velocemente?
Hello, people. Ragazzi, mi stanno cadendo le braccia, ve lo giuro. Ma giochiamo, iniziamo perché veramente non posso aspettare. Siamo già in 11 su 12, sperando che un ultimo ne entri. Perfetto, bravissimi. L'avete nice. Capito. Dai. Okay, dude. Oh, ma stai zitto, cazzo. Ti sento dalle cuffie che c'ho qui. Cazzo, zii. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Ma vaffanculo, dai. Ma vaffanculo. Aspettate 2 secondi. Stoppo il video. Perché mi sono rotto i coglioni. Poi mi si appesantisce troppo. Vorrei tagliarlo meglio. Vediamo. Riproviamo. Ci speriamo bene. Deathmatch a squadre. Vai, veloce, cattura, cazzo. 30 anni, 100 di Sarajevo. Di nuovo, riproviamoci. Oh, 4, dai. Carminazzo. No, veramente, ragazzi. Rimango così, guardate. Allora, ok. E ci siamo. Partiamo con armi nuove, che strano. Bellino. Bellino un cazzo. Andiamo avanti. Oh, il Vintores. Visto che ho pagato la limited edition per avere questo fucile del cazzo. Silenziato, semi-automatico, mi si è flippato. Dai. Dai. Grande, grandissimo. Andiamo, andiamo. Allora, vediamo un pochino. Mettiamoci subito qui. No, 20 secondi la partita. 20 minuti la partita. Ve ne faccio vedere un pezzettino, raga, perché vi annoiate subito. Io di solito mi diverto, ma mi diverto perché... Ok, avesse... Allora, farò una cosa molto ma porco cane! Nessuno. Nessuno. Pam! Oh, headshot, bitch! Ovviamente non so se avete visto lo sparo, è stato... È andato dopo 30 anni. Eccolo lì un altro! Sono dei vampiri, brillano quando mi puntano. Eh? Ovviamente rischiate di diventare ciechi per giocare a questo gioco, ma vabbè. Ole, uno mi ha visto. Ah no, non mi ha visto, perfetto. Dai, non muoverti! Joystick di merda! Oh, 2 secondi ragazzi, cambio il joystick e mi sta rompendo i coglioni. Prendiamo questo, speriamo bene. Questo non si dovrebbe muovere, lo uso solo per Call of Duty questo joystick. Dai zio, grandissimo. Perfetto. Ovviamente nessuno si fa vedere. Eccolo ragazzi, guardate. Headshot bitch, ancora. Ah, qui ragazzi andate avanti solo a headshot, sappiatelo. Oh, niente, niente, non c'è niente. Nel mio punto non c'è nessuno, guardiamo qui. Non c'è nessuno. Non vedo nessuno, mi preoccupa questa cosa perché potrebbero esserci pistoleri. Guardiamo qui, non c'è niente, ok, perfetto. Vediamo qui giù se c'è qualcuno. Nemmeno.
Allora, io proverei a cambiare lato. Io di solito resto qui, ragazzi. Non faccio mai nient'altro. Vedete qui, vediamo se... Eccolo lì! Eccolo lì! Headshot, bitch! Ancora! Ancora, eccolo lì, pom! Headshot, bitch, ancora! Grandissimo, grandissimo! Ok, qualcuno mi sta mirando. Eccolo lì, eccolo lì. Pam, headshot bitch ancora. Solo headshot ho fatto, ragazzi, solo headshot. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Sto diventando già cieco. Mi sa che mi vado a prendere un paio di occhiali dal mio studio. Vai, 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 vai. Allora, non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente. Non vedo nessuno. Non vedo nessuno. Ok, perfetto. Vediamo qui. Non c'è nessuno. Ok. Oh, l'avete visto? Eccolo lì, guardate. Mamma, muori. Headshot, bitch, grandissimo. Olè. Ah, la cosa bella di questo fucile, ragazzi, non è solo semiautomatico, ma è anche silenziato, quindi non si scoprono dove voi avete, da dove voi avete sparato. Allora, vediamo qui. Tranquillo. Guardate. Pam! Headshot bitch ancora. Silenzio totale. Per immergersi bene nell'atmosfera. Comunque sia, ragazzi, io guarda, ma l'avete sentito? Sentite questi ragazzi, questi spari? Questa è la pistolina, gente che si viene qui nella fazione nemica e si mette a sparare. Guardate che scarsi, ragazzi. La gente così mi fa innervosire, ve lo giuro. Niente. Mi giro per sicurezza. Mio compagno. Zio, stai attento, zietto. C'è quello stronzo con la pistolina che ci vuole seccare tutti. Però non va bene così, ragazzi. Vi giuro, non va bene. Perché adesso io non posso neanche giocare tranquillo. Per il fatto proprio che c'è uno stronzo. E questa cosa mi rattrista. Mi dispiace tantissimo. Non potete vedere una sfida? Guardatelo, vedete? Eccolo lì. Andiamo a prenderlo. Stronzo. Dove sei? Dove sei? Olè, grandissimo, il curre lo fa secco. E corri. Sei una pecora. Sei una pecora. Mi sta facendo anche male la gola, ragazzi. Allora, rimettiamoci in posizione. Adesso siamo un pochettino più tranquilli. Guardate. Ancora? Ancora? Che bellino, che bellino. No, bastardo. Bastardo. Ma ragazzi, secondo me è lì sullo stronzo. Però non posso neanche mirarlo. Per mia sfortuna non posso mirarlo. Mi sto uscendo anche la gobbetta dietro. Perché veramente in questa posizione. Devo stare in questa posizione, vi giuro. C'è un tanto così dallo schermo. Cioè, la mia faccia dallo schermo. È un tanto così perché, vi giuro, devo guardare benissimo. Altrimenti qui mi uccidono. Allora, zia, ti dove... Eccoti! Puff! Headshot bitch ancora, non ci credo. È quello? È quello? Pam! Oh, headshot ancora. Mamma ragazzi, solo headshot bitch, da. Ma non c'è neanche più gusto ormai a farlo. Ne faccio tanti. Sono tutte così, ragazzi. Guardate quanto ne ho fatto 11-0, ve lo giuro. Guardate quanto sto andando poi. Un attacca. Ah. Ancora, ragazzi? Ancora venite qui a rompere i coglioni?
Ah, questa è la posizione per vedere se attraversa, se qualche stronzo attraversa il ponte. Nessuno attraversa il ponte. Io mi rimetto in posizione d'attacco. Allora, vediamo un pochino. Non vedo niente. Non vedo niente. Proviamo a vedere qui a sinistra. Eccolo lì. Bellino! Headshot, bitch! Ancora. Darò la caccia a questo stronzo. Sei proprio scarso, bastardo. Sei proprio uno scarsone. Che palle, ragazzi. Veramente, così mi fa perdere la voglia. Mi sa che. Spero abbiate capito come funziona un pochettino questo gioco. Io darò la caccia a questo bastardo e poi chiuderemo il video, perché altrimenti mi dilungo veramente tanto per farvi vedere le cose semplici, le cose basilari di questo gioco, che alla fine sono camperatevi, che il messaggio alla fine è camperatevi e uccidete, finito lì. Dove sei, stronzo? Dove sei? Dove sei? Che ti ammazzo! Ci sei, eh? E corri! Bravo. Bravo. Bravissimo. Ti ammazzerò, ti squarterò. Ti aprirò tipo un pezzo di carne. Ma perché mi segui? Perché mi segui? Vattene via! Ra! Carminazzo! Sì! E anche questo stronzo l'abbiamo fatto fuori, nascondiamoci. Che dire, ragazzi? Allora, zio, tutto a posto. Aspetta un attimo. Ah, ecco, vai via, va. Ragazzi, questo è Sniper 2 Ghost Warrior. Ovviamente è un gioco dove bisogna stare tranquilli. È un gioco che, diciamo, rilassa tantissimo. Tranne per questi stronzi che girano con la pistola nella fazione nemica. Il gioco è molto tranquillo, molto divertente. Cioè, divertente. Ovviamente per chi lo sa apprezzare. Io sono uno di quelli che lo sa apprezzare e mi diverto moltissimo. Ma perché mi piace nascondermi e immedesimarmi in un cecchino. Mi diverte tantissimo. E il fatto di essere, comunque sia, di fare punteggi del genere, 13-1, mi diverte molto. Ne faccio molte di kill, quindi ho, diciamo, che la cosa più brutta forse è che devo rimanere troppo attaccato allo schermo e questo mi dà un po' fastidio agli occhi. Infatti quando l'ho comprato al day one, dopo 2-3-4 giorni che giocavo in questo modo, stando così tanto vicino allo schermo, mi ha dato un po' fastidio. E ovviamente guardate, è saltata anche la connessione. Vabbè, comunque sia, ragazzi, da Cura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao raga! Questo video.